Adesso vorrei fare un brindisi a Jane. A una donna meravigliosa, generosa e di talento e che mi è sempre stata vicina. Non so veramente cosa farei senza di voi. Ti vogliamo bene. Buon compleanno, amore. Cin cin. Diamo un po' di soldi a Olivia. No, no, un'altra volta. Non sono soldi suoi, sono tuoi. Sono anche suoi, siamo sposati. Franny ha detto che fai l'insegnante. No, la domestica. Scusami. Non so come fai a pulire i bagni degli altri. Io a stento tocco il mio. La nostra donna fruga nei cassetti. Frughi anche tu nei cassetti? No! Christine e David non fanno l'amore da quasi un anno. Accidenti! Non dici niente! Ti sei bruciata una mano, sì. E allora? Se faceste più sesso, andreste più d'accordo? Dovrebbero fare terapia di coppia. Sai chi fa tanto sesso? Lì, in quel punto, non hai pulito. Vedi? Desidera, prego. Stavo cercando quella crema. L'ho vista su una rivista, credo. Date anche dei campioncini? Oh, ma certo, ne vuole una? Sì, grazie. Posso averne uno anche per la mia amica? Se lo scordi. Non c'è un direttore qui? Sono arrabbiata perché questi due mi sono passati davanti. Questi sì, con quelle facce da idioti. Perché sei sempre arrabbiata? Non è vero. Ecco, si riprende tutto! Oh! Forse è isterica perché suo marito è gay. Perché dici sempre così? Non è gay! Uno che ci tiene a vestire non è per forza gay. Hai una bella camicia, lo sai? Ti scoccerebbe se fosse gay? Oh, no, mi basta solo che lui non soffra. Ognuno ha le sue pene. Beh, che almeno non siano pene gay. Questa commedia non serviva per fare sesso? Lo faremo. Quando? Spolvera bene quelli lì in basso. Così...